Per terra un grande telo, con le scarpe che man mano venivano colorate di rosso, poi la panchina, il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, e ancora a fare da contorno gli studenti, i docenti, le parole su un cartello bianco, vietato morire, la musica. La scuola secondaria di primo grado Ovidio celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre è il giorno dedicato. Oggi il 26 è stato il giorno scelto da studenti e docenti con un flash mob che è andato in scena nel cortile dell'edificio scolastico, come a dire che la cultura della violenza deve entrare nei banchi, nella didattica scolastica tutti i giorni, nella quotidianità, per cambiare approcci, paradigmi culturali, ma soprattutto per farla cessare anche attraverso l'opera educativa delle giovani generazioni. Tutto deriva secondo me dalla conoscenza, quindi noi come scuola abbiamo sicuramente il dovere di far conoscere agli alunni attraverso la lettura di brani, di canti, anche attraverso insomma delle produzioni artistiche, quello che è questo fenomeno che purtroppo sta diventando una piaga della nostra società. Abbiamo deciso di mettere su insomma questo flash mob, anche ci tengo a sottolineare, su invito dell'UNESCO, di cui la nostra scuola è parte. E i ragazzi hanno risposto bene e quindi noi crediamo sicuramente anche in questo tipo di didattica, una didattica attiva in cui gli alunni devono essere protagonisti e credo che il messaggio sia arrivato bene e loro ne sono stata la più ampia dimostrazione oggi.